iniziativa della Commissione comunitaria del Dipartimento della Politica di Sviluppo. È un progetto che parte a diverse linee di attività adottate dall'amministrazione regionale, una in particolare riguarda il tema del supporto all'utilizzo dei beni sequestrati alla criminalità organizzata. Si tratta di una linea di contatto centrale, soprattutto sul dare agli enti locali le capacità e le competenze di progettazione per fare in modo che le risorse disponibili siano utilizzate in tempi rapidi e con finalità di utilità sociale. Competenze progettuali che sono importanti sia per definire le destinazioni di uso di questi beni, ma anche per trovare le forme di gestione più adatte. In questo contesto, quindi, trovarci qui su un terreno che fa parte dei beni che sono stati sequestrati dalla criminalità organizzata, anche per altre simboliche, cioè un momento di avvicinamento al territorio, soprattutto a chi lavora in questo caso proprio sul campo, per fare in modo che queste risorse diventino risorse di utilità pubblica, no? Diventino beni pubblici realmente utilizzati. Adesso avvieremo i lavori, ci sarà un breve video introduttivo, dopodiché il dottor Zoccali darà il via a questo incontro. Quindi se possiamo mandare il video, grazie. Scuso per lei, buona giornata. Abbiamo trovato, qui appena ci siamo assediati nel 2008, sono diversi appartamenti, qualche villa e poi diversi ettari di terreno, circa 90 ettari di terreno più almeno una quindicina di appartamenti. Questo posto si chiama Pensieri e Parole adesso, prima è una casa di 4 piani, con 8 appartamenti, un caso che ha sul comune che rappresento ricadono 5 beni confiscati alla criminalità organizzata. Attraverso i finanziamenti della Regione Calabria, PIL, beni confiscati alla criminalità organizzata, porta l'anno 2007-2013, il comune di Apico ha beneficiato di 5 finanziamenti per poter ristrutturare ed utilizzare effettivamente questi beni confiscati appunto alla criminalità organizzata. Palazzo apparteneva alla Via Versace, che era una delle famiglie egemone in questo territorio di Polistena, della Costa Largo Versace. Il palazzo era certamente un punto di riferimento per tutti. Poiché i segni sono importanti, la parrocchia ha chiesto che quel palazzo venisse assegnato appunto alla parrocchia del Duomo, la parrocchia di cui io sono parroco. Abbiamo voluto in questo modo opporre ai segni del potere mafioso il potere dei segni. Ma per un lato è una cooperativa sociale, un conflitto che appartiene al Sito di Terraterra, un progetto nazionale dell'associazione antimafia Libera. Valermano nasce per la gestione di terreni confiscati alle mafie nella Pianeggiata nel 2004. Nasce come impresa sociale per dare occupazione anche ai soggetti svantaggiati, con noi lavorano circa 5 soggetti con un vantaggio fisico, e nasce soprattutto per creare una economia legale sui beni confiscati come sistema alternativo al modello mafioso. Si tratta di farsi carico dei costi di una casa e di un'infermità.
si può fare dappertutto, ma coinvolgere la società è in un servizio sociale, un servizio culturale che sa anche di lotta alla guerra, è un pochino per il peggiore della società culturale. Si fanno diverse attività, sono, alcune sono tipo di sportello, qui c'è lo sportello informativo sulla disabilità, la sede della Vice Calabria, che comunque fa un'attività di politica, cultura dei diritti per le persone con disabilità e promuove la rete delle associazioni di disabili e di persone con disabilità, e c'è anche la sede del forum del terzo settore. Poi abbiamo al primo piano, c'è una casa famiglia per minori emigrati che arrivano in Italia senza famiglia. Al secondo piano c'è la casa famiglia del dopo di noi per persone con grave disabilità, e sulla avanzata ci sono diverse sedi di associazioni e di enti. Comunque c'è la sede di Banca Etica, sportello appunto, poi c'è la sede di DPA Italia, che segue il tipo International, e c'è sia la sede nazionale che la direzione europea. C'è la sede di Revolution Legalità, un'associazione appunto nata proprio per a favore della legalità. I terreni confiscati qui li abbiamo trovati completamente inutilizzati da parte dell'ERP, utilizzati invece dalle famiglie che continuavano tranquillamente a coltivarli durante le stagioni dell'anno. Quindi quando noi ci siamo riappropriati dei primi terreni, abbiamo trovato del finocchio coltivato, siamo andati, ricordo, nell'aprile, durante il mese di aprile, a raccogliere questo finocchio insieme alla prefettura, alla questura, c'era il vescovo, il padre, con le associazioni del territorio, l'amministrazione. È stato, penso, uno degli eventi più importanti, insieme a Libera, c'era cioè il Luigi Ciotti. È stato uno dei momenti più importanti dell'attività di questa amministrazione, perché per la prima volta effettivamente si trovava il coraggio di andare a mettere i piedi direttamente su questi terreni, quindi la comunità si riappropriava di un bene che doveva essere restituita la stessa. Dire che è stato semplice non è vero, perché gli ostacoli iniziali sono stati. Se possiamo citare una data essenziale, perché mi si è capito che lo Stato non avrebbe fatto neanche un passo indietro, non avrebbe tentennato l'altro, per quanto il Comune di Isola ha affidato i primi 6 ettari materialmente a Libera in via transitoria, si trattava di andare a mietere il primo onso, e in quei giorni sia il Libera mi ha comunicato che c'erano delle difficoltà di trovare altre mietrici. Ho solo, tra virgolette, minacciato, e la ragione anche pronto, la bozza di un'ordinanza del municipio urgente a sensi dell'articolo 2, con cui avrei ordinato a una ditta di andare a mettere no. Lì è stato uno scatto del cuore. Nel giro di un giorno un'associazione di categorie, quindi un'associazione di coltivatori, si è fatta avanti, è arrivato e venuto fuori il mezzo, e da allora progressivamente grano e poi finocchi e tanti altri. Ci troviamo in un terreno che fa parte della proprietà confiscata da tante terreni nel comune di Isola Capo Rizzuto, per un totale di circa 90 ettari, dove dovrebbe sorgere una cooperativa di giovani del posto che dovranno coltivare e vendere prodotti al massimo questi terreni. Si pensa a un progetto più ambizioso di fresco biologico, con gli orticoli che devono poi essere confezionati e mandati sul mercato. Si poteva da un giorno all'altro affidare dei ragazzi, e si è pensato a una fase transitoria, affidandola a un'associazione temporanea di sconto. Ci sono offerte per questo di associazioni più impegnate in questo campo, cominciare da Libera, che ormai a livello nazionale ha punto di riferimento, e le associazioni poi di categorie del territorio. Che cosa fa? Un piano di impresa, e ha delineato quali sono i canoni da seguire, e quindi si è investito su un'attività di formazione su agricoltura biologica, imprenditoria sociale e turismo responsabile.
Questa formazione poi si è conclusa, quindi con giovani che hanno acquisito questo che è un titolo residenziale. Questo è stato proprio detto poi al bando, per un avviso di inserzione pubblica, che è stato presentato il 24 febbraio a Isola di Consulto, è un avviso pubblico per i partecipanti, ma visto che intendono essere soci della cooperativa. I beni confiscati nel comune di Africo sono 5, tra cui 3 edifici civili che saranno adibiti, 2 al centro della delegazione giovanile, 1 al centro diurno per anziani, e 2 appezzamenti di terreno, tra cui 1 realizzeremo un'area verde attrezzata e un'altra orto botanico. In questo modo, con la conclusione del progetto finanziato dalla Regione Calabria, il Comune potrà ridare alla comunità civile dei beni sottratti alla criminalità organizzata. Insieme all'amministrazione, per soddisfare i bisogni del territorio e della popolazione, si è ritenuto che la cosa migliore è quella di riconvertire il bene in un centro sociale. Il territorio di Carrere è sprovvisto di luoghi che polarizzano, possono dare la possibilità dell'incontro o di aggregazione. Devo dire la verità che in alto c'è la parrocchia che esercita questa attività, però è insufficiente in quanto non ha i locali idonei. Proprio per questo motivo e in aggiunta, essendo in aderenza al cortile della parrocchia, trova ancora di più pertinenza il luogo che abbiamo dato a questa struttura. È una struttura che dovrebbe funzionare insieme al partenariato, quindi una pluralità di associazioni, ente comunale, provinciale, per il recupero anche di alcune persone svantaggiate. La cooperativa gestisce circa 120 ritornelli distribuiti su diversi comuni, Oppio, Mamertina, Pietau, Paraporo, Rosarno, San Procopio, Taurianova e Zincoli. Sono proprietà coltivate d'olivi, aranci ma anche orticole. La gestione di queste terre consente alla cooperativa di garantire lavoro ad 11 persone contrattualizzate a tempo indeterminato e anche lavoratori stagionali nel periodo della raccolta. Questa economia è un'economia di mercato perché riesce a produrre beni che vengono poi trasformati, si trovano sugli scaffali della Confederazione in particolare, del Centro Italia, e poi in tutte quelle botteghe del commercio consolidale distribuite sul territorio nazionale. Una cooperativa sociale che riesce a creare lavoro, a dare risposte all'occupazione, alla domanda di occupazione presente in una terra come la nostra e che utilizza i beni confiscati, quindi correggendo gli effetti della presenza mafiosa sul territorio, utilizzando appunto i beni confiscati alla mafia, mette in pastore fra loro alle organizzazioni criminali che poi rispondono con la violenza, con la distruzione dei fondi che gestiamo, alcuni beni tagliati, bruciati, rispondono con il tabucamento delle forme di intimidazione che però non hanno mai fatto arretrare né un passo operativo rispetto all'obiettivo che è quello del cambiamento culturale di questo territorio. Con i precedenti proprietari all'inizio i rapporti sono stati molto conflittuali, perciò sono 10 anni che gestiamo questo immobile, sono 10 anni ciò che io ho un programma di protezione, perché agli inizi ci sono state minacce di morte, gente che è andata in prigione perché aveva fatto un testimone di giustizia, eccetera, eccetera. Poi ci sono stati alcuni anni di caos calmo,
ci diventa anche antagonisti, perché da una parte ci siamo noi che vogliamo prenderci il nostro territorio, la nostra gente, dall'altra ci sono loro che hanno la necessità di tenere assoggettati un paese e comunque la gente che ci vive. Cioè, in certi momenti la paura viene pure perché non siamo umani, per cui la paura fa parte della vita umana, però le condizioni sono anche molto forti, per cui fino adesso hanno vinto le convenzioni. Ringrazio e passo la parola al dottore Tronti.
Molte grazie. Signore e signori, autorità, organizzatori e partecipanti, voglio salutarvi personalmente e portarvi però anche i saluti del capo del Dipartimento della Funzione Pubblica, consigliere Landeo, che guida il Dipartimento come centro di stimolo e di riferimento continuo per la buona amministrazione di tutto il Paese, di tutta l'amministrazione pubblica, centrale e locale. E i saluti del capo di gabinetto, Roberto Garofoli, che è impegnato a coordinare una commissione di autorevoli tecnici e studiosi che è stata creata per accompagnare l'iter legislativo. È meglio questo? Del decreto sull'anticorruzione e per gettare le basi della sua applicazione con il conforto e la collaborazione dell'OCSE, dell'Organismo Internazionale per lo Sviluppo Economico, per riuscire a fare tesoro delle migliori esperienze internazionali nel campo della regolazione contro la corruzione. E soprattutto vi porto i saluti del Ministro Filippo Patroni Griffi, per il quale, come sapete, la definizione del provvedimento anticorruzione e più in generale la restituzione al lavoro dei dipendenti pubblici dei valori della dignità, professionalità, integrità e imparzialità che gli competono, che ne costituiscono la caratteristica fondamentale, costituiscono il precipuo mandato governativo che gli ha inteso assolvere presentandosi alla Camera dei Deputati del nostro Paese. Ringrazio quindi gli organizzatori, il Presidente Scopelliti, il Dipartimento della Presidenza della Regione, l'autorità di gestione del FES e i funzionari delle regioni e degli enti locali che, devo dire, con vero entusiasmo hanno voluto accogliere la proposta del progetto Etica e adeguarla alle esigenze del territorio calabrese. Ringrazio infine il Formez BA, che al progetto sta dando una concreta attuazione nei quattro territori dell'obiettivo convergenza, con dedizione, intelligenza e creatività. Il professor Villani, che è qui con noi, solerte e infaticabile, il dottor Maras, che è fertile, creativo, innovativo, la dottoressa Schifano, tanti altri, che non posso nominare, ma che, a cui va la mia gratitudine. Il progetto di fondo di sviluppo regionale, PONGAT, PON Governance e Assistenza Tecnica, di cui Etica è una parte, ed è una parte non irrilevante, ha come idea guida la governance multilivello. Cos'è la governance multilivello? È la presenza, la costituzione di un centro di competenza nazionale per le politiche di settore. Un canale di proposta, di stimolo e di individuazione di temi e di attività che siano strumenti di sostegno a tutte le amministrazioni e in particolare alle amministrazioni dell'obiettivo convergenza, la Calabria, la Campania, la Sicilia. Il progetto ha avuto una lunga gestazione, il progetto Etica di cui parliamo oggi e che diciamo, ha portato all'attività di sostegno alla gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata per cui oggi siamo qui. Ha avuto, dico, una lunga gestazione per una forte collaborazione interistituzionale tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Dipartimento delle Politiche di Sviluppo, a partire da un'intuizione coraggiosa, cioè quella di risollevare nel Mezzogiorno con un progetto ufficiale, cioè non in termini puramente di studio, di università, di cultura togata, ma invece nei termini di una cultura che è nell'attività di tutti i giorni delle amministrazioni, dei cittadini, una cultura operativa, concreta, materiale, operativa. Il tema dell'etica, etica pubblica nel Mezzogiorno. Naturalmente nel proporci questo problema abbiamo pensato, abbiamo ritenuto che non fosse il caso di partire dai principi, perché i principi sono già scritti,
principi dell'etica pubblica sono fondamentalmente noti a tutti, sono già scritti: la trasparenza, l'imparzialità, il servizio al bene collettivo. Li conosciamo, sono scritti nella nostra carta costituzionale. Il problema è come dare appunto delle applicazioni concrete attraverso strumenti quali la trasparenza, la partecipazione, ma anche la tecnologia, l'organizzazione, la chiarezza delle procedure. La gestione dei beni sequestrati alla criminalità e la loro restituzione all'uso della comunità sono una sola delle tante linee che questo progetto sta perseguendo, ma sono forse il simbolo più forte di questa operazione. Sono un buon simbolo, un segno, come si diceva, un segno di un mutamento di rotta. Il segno che la società civile organizzata con il supporto della pubblica amministrazione può sconfiggere la criminalità organizzata, può rendere chiaro a tutti che il crimine non paga, che è una sfida alla legalità, ma che se noi cerchiamo davvero lo sviluppo, se noi cerchiamo davvero la democrazia, l'espressione, la capacità che ognuno possa dare senso alla propria vita, un senso per sé e per le persone con cui vive, con cui si confronta, è possibile sottrarre potere, sottrarre influenza a, diciamo, a presenze non trasparenti, presenze minacciose, presenze segrete che condizionano la vita di tutti. Il progetto si propone non di risolvere tutti i problemi, che sono tanti, che affliggono il tema della restituzione alla società civile dei beni sequestrati, ma si propone più modestamente di creare procedure che consentano agli enti locali di realizzare davvero questo piccolo grande miracolo, perché di un piccolo miracolo si tratta, un miracolo di libertà, un miracolo di comunità, potremmo dire con parole che usa la Commissione Europea, di coesione, ma io preferisco usare il termine comunità. Un miracolo, un piccolo miracolo di liberazione dalla paura, di appartenenza, di buona amministrazione, di identità della comunità. Noi, il Dipartimento della Funzione Pubblica e per noi il Formes che ci rappresenta, il nostro ente in house con cui noi realizziamo le nostre intuizioni, facciamo la parte dei civil servants, del servizio civile, se vogliamo dirlo con parole italiane, ben coscienti della grandezza dell'insegnamento evangelico che dice il più grande è colui che sa servire, per cui cercando di farci grandi nel servizio agli altri, alla comunità. Ecco, cerchiamo di sostenere con il nostro appoggio concreto, un appoggio di assistenza tecnica e operativa, lo sviluppo delle qualità dell'amministrazione e della capacità operativa e istituzionale, in questo caso soprattutto dei comuni che concorrono con i loro bandi alla gestione dei beni sequestrati dalla mafia. È un percorso difficile, è un percorso che purtroppo per le lentezze della burocrazia implica tempo a volte troppo lungo, è un percorso allo Stato in cui ci sono le minacce delle cosche a cui sono stati tolti i beni e magari ci vogliono rientrare in possesso in modo diretto o indiretto, in cui ci sono tentativi di uso improprio di questi beni. E però è un percorso ad ostacoli, ma di liberazione, è un percorso di progresso e di inclusione, di costruzione di quella comunità locale, nazionale e anche europea a cui oggi siamo chiamati tutti. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Adesso la parola adesso al professore Di Masi che è il direttore generale di Forza. Grazie. E grazie tanto. Possiamo spostare la bottiglia. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti e
Io voglio essere velocissimo per fare ringraziamenti, ma sono ringraziamenti importanti, non sono quelli di cerimonia, perché non bisogna svilire il valore di un incontro che si svolge simbolicamente dentro un manufatto industriale che finalmente viene indirizzato a un uso comune, moralmente rilevante. Quindi voglio ringraziare innanzitutto tutti i presenti, perché è una testimonianza che ha un valore doppio, quello di essere a questo incontro seminariale in queste condizioni e su questo argomento. Voglio veramente ringraziare la Regione, che non solo ospita le attività che stiamo svolgendo, ma le vuole, le promuove con forza, decisione, dimostrando che questi principi costituzionali di buon andamento della pubblica amministrazione si possono realizzare in concreto sebbene è la volontà. Chiaramente non ho parole per ringraziare le parole del nostro organismo vigilante, il consigliere Conti e dirigente generale del Dipartimento della Funzione Pubblica, di cui noi Formez, come ha detto giustamente il consigliere Conti, siamo un organismo attuatore, organismo in-house. E chiaramente non posso far altro che unirmi le parole di ringraziamento verso i miei colleghi, il dottor Maras, il professor Lorenzo Schifano, che tanto si sono adoperati su questa attività per tutto il Mezzogiorno. È un'attività che è presupposa alla pretesa di accompagnare una rivoluzione culturale, quindi alla pretesa di accompagnare la trasformazione dei luoghi al loro interno, nel loro spirito. E per questo è un impegno, richiede un impegno doppio. Impegno doppio che proprio qui in Calabria è partito con grande decisione, dimostrando che un tema nuovo come il recupero dei beni confiscati potesse essere affrontato seriamente con una sinergia, come dicevo prima, la qui, una leale collaborazione, come dice la consulta, tra le istituzioni della nostra Repubblica, che messe insieme possono fare tutto, possono fare sicuramente tanto, e noi umilmente come Formez possiamo essere il collante, lo strumento unificatore per produrre in atto, per atterrare le proposte nelle amministrazioni e quindi al servizio dei cittadini. Il mio ragionamento, veloce, parte dall'approccio alla pubblica amministrazione, dove si insinua la criminalità organizzata nella pubblica amministrazione con fenomeni di corruzione. L'ha detto il consigliere Conti, l'Ocse ci segnala in continuazione il problema della legalità e della corruzione nel nostro paese, sollecitando, così come si sta tentando di fare in Parlamento, misure legislative di contrasto strutturali e urgenti che diano prospettive di lungo periodo al nostro paese per rimuovere questo annoso problema della corruzione nella pubblica amministrazione. Quando leggiamo il Corruption Perception Index del Transparency International, vediamo sempre che noi italiani purtroppo siamo in una condizione piuttosto bassa, e questa cosa che ci mette vicino al gara in effetti un po' dà il metodo significativo di qual è lo stato della nostra amministrazione per come essa viene percepita, perché poi se prendiamo altri indicatori che sono quelli delle denunce che arrivano di fronte alla giustizia, vediamo che gli indicatori ci danno risultati diversi. Però per noi obiettivamente l'indicatore di percezione è un indicatore importante, peraltro più importante rispetto alle denunce, perché le denunce sono anche figlie di questo avanzamento culturale che si sta ora producendo in Italia negli ultimi anni per un problema che è vecchio. Basta pensare alla Atene Democratica, alla Roma Repubblicana, basta pensare alle denunce delle commedie di Aristofane o, la professoressa lo sa bene, o le verrine di Cicerone o l'esempio classico che io faccio spesso di Catone il Censore, che era un eroe popolo. Catone il Censore apparentemente era il simbolo dell'incorruttibilità. Lui diceva che ogni volta che si era dovuto imbattere nel fronte della corruzione era dovuto sottostare per interesse pure della Repubblica, cioè quindi praticamente accettava la corruzione. Quindi parliamo di un fenomeno che è detto, non nasce adesso.
Il disegno di legge di contrasto alla corruzione che in discussione in Parlamento, che ora sta navettando dalla Camera al Senato, in realtà non ci fa stare tranquilli. Noi siamo stati anche auditi, abbiamo questo orgoglio di accompagnare il consigliere Matteo per essere auditi in commissione, perché è anche importante segnalare al Parlamento che la corruzione non basta soltanto per macro sistemi, ma anche nelle abitudini quotidiane. Nel fatto semplice che tu a casa tua, prima di comprarti il condizionatore per un giro di negozi, lo paghi 400 euro, poi magari ti accorgi nello stesso condizionatore nel tuo ufficio per pagare 1600 euro. Magari è anche in regola, sicuramente in regola, però è una dimostrazione come anche dalle piccole capacità gestionali emergono questi fenomeni di corruzione che poi pervadono e macchiano tutta quanto la società. La normativa anticorruzione ha avuto apparentemente un'accelerazione dopo che sono entrati tre anni in Parlamento, in Senato e alla Camera, però ci sembra, come dice il Presidente della Camera, che le MP siano piuttosto fosche per quanto riguarda la corruzione, ed è una norma che ci chiede l'Unione Europea, è una norma che, se leggiamo un giornale internazionale, ci sollecita anche la Cina. L'ho scritto col punto esclamativo, anche la Cina, perché la Cina vuole investire in Italia, ma se non hanno norme certe, norme trasparenti per cui investire, va in un mercato più semplice e più chiaro come quello della Germania, o se deve investire in mercati di secondo ordine si compra il porto del Pireo perché c'è meno corruzione di soldi prima, insomma, non c'è un interlocutore solo. Quindi è tutto più complesso. Ecco qui che gli imprenditori vedono nella corruzione una tassa occulta. Da una parte degli imprenditori e gli altri sono stati esteri, quindi per noi questo è un problema, perché questo fenomeno della corruzione produce danni morali ed evidenti e danni economici che in un momento come questo sono assolutamente insostenibili, insopportabili. Quindi non basta l'intervento normativo che pure ancora non c'è, bisogna che questa norma diventi, come vi ho detto, mortati, norma vivente, entri bene negli usi e nei costumi della società, sia sentita come propria, sia osservata. E perché si faccia questo ci vuole una rivoluzione culturale. E una rivoluzione culturale non è una cosa che si fa da un giorno all'altro. Ci vuole tempo, ci vuole convinzione e bisogna lavorare su quei tralci vivi da innestare sulla vita. Quei tralci vivi quali sono? Sono sempre i giovani. Non bisogna mai pensare che il ribellismo giovanile sia un effetto negativo, è una forza che va semplicemente incanalata. Potrei parlare lungamente tanti esempi del tutoring che viene fatto in Olanda, dove il giovane viene accompagnato nella pubblica amministrazione da un tutor anziano, 60 anni, il quale al contempo recupera un ruolo e gli trasmette esperienza, ma senza mortificare la giovinezza del ragazzo, del collega, perché altrimenti se ne perde tutto il valore. Sono in caldo, voglio ricordarvi una cosa, ve la voglio dire velocemente, perché io sembra che sia un grande calabrese che è stato Giacomo Mancini. E una volta un presidente della Camera mi raccontò un fatto, che lui si trovò vicino a Torino, vicino a Giacomo Mancini. Era lo stesso partito, lui era un po' in imbarazzo, non sapeva come dirglielo, perché disse: Presidente, voglio scusarmi per le parole, perché lui da ribellista aveva giovanile, lo stesso partito ha accusato Mancini di essere attaccato alla poltrona per essere ministro. E lui disse: non devi scusarti di nulla, non devi perdere questa tua voglia di fare, voglia di essere, questa tua foga, perché ti la troverai nel tempo, capirai che alla tua età bisogna essere così, l'importante è poi proseguire correttamente. Sono persone che hanno fatto l'Italia, voglio dire, con tanti errori ci mancherebbe, però hanno sempre capito che si deve investire sui giovani. Adesso questo non deve mancare alla nostra società, perché solo loro possono rappresentare normalmente il precetto e quindi la rivoluzione morale e la rivoluzione culturale. Perché se no c'è sempre la realtà italiana dove tutto sembra che cambi perché nulla muti e passiamo il ponte, Tommaso Lampedusa ce l'ha insegnato, e non deve essere così, dobbiamo rifiutare questa mentalità. E su questo bisogna fare uno sforzo normativo, uno sforzo istituzionale, diciamo, la produzione, tra tutte le amministrazioni, perché altrimenti non usciamo. In questa legislatura è stato fatto molto per la pubblica amministrazione, la riforma Brunetta ha dato segnali strumenti, diceva il consigliere Conti, che in realtà sono il precipitato della Costituzione e delle esperienze precedenti riformiste che vanno da Giannini in poi, passano per chi
tutti pari, tutti ci lanciano uno solo, da Bassanini a Frattini. Alla fine Brunetta ci ha avuto la forza di stappare quel tappo che sembrava frenasse la riforma della pubblica amministrazione, perché ha realizzato nel tempo, perché ha lavorato nel tempo tanto, quella pressione fatta nel tempo. Abbiamo tutto, abbiamo la possibilità di premiare i migliori, abbiamo civica, abbiamo monitoraggio, trasparenza, responsabilità. E cosa abbiamo rispetto agli anni 90? Quando io ero giovane assistente universitario, in una cattedra vicino a me c'era quella del professor Cassese, il quale era importante, indicava i mandarini dello Stato, era una pubblica amministrazione, non fa, il progetto non è ancora di oggi, e divenne ministro e disse, da buon professore, errore di professori, lo dico apertamente, ha tirato un suo programma in matematica, a due assi, la scissa e l'ordinario, ha messo due punti, ha fatto qui, si incontra la retta e quindi ha detto facciamo qui la total disclosure. Che ci vuole? Sarà facile, no? Sarà un sentimento. Il tribuno Livio Druso nell'Europa Repubblicana diceva pagherò il doppio gli operai che mi faranno una casa trasparente. Così i miei concittadini potranno vedere, io che sono il tribuno bello come vivo, meglio di questo, cosa antica, si sa. Allora mi disse facciamo entrare nella pubblica amministrazione a total disclosure. Dopo un po' si è accorto che quello che funzionava in Scandinavia per noi, ma neanche se si aveva approcciato, e quindi espresse il suo lamento, un po' in maniera, il lamento della pubblica amministrazione in maniera kantiana, diciamo. Questi erano gli anni 90, 92, 93. Adesso possiamo ancora esprimere questo lamento? Possiamo non essere farisei se diciamo che questo non è possibile? Due negazioni sul vostro mal ragionamento. Saremo dei farisei. Perché tutti noi, a parte tante belle ragazze, ma insomma tutti noi abbiamo una certa età in cui ci ricordiamo che a casa c'avevamo il telefono, quello con la rotella, no? Quello che tu facevi il numero così, e più i dati, per esempio noi nelle città importanti c'erano città più affollate, c'avevamo il duplex, oppure il piano di sotto, e tu quando entrava tuo padre, non perché lo via prestito, ma tuo padre era fidanzato con il telefono, sentivi strillare quello che c'era alla romana, stai sempre attaccato a sto telefono, non si può chiamare a casa. E attacca tu attaccavi, oppure io c'ho mia madre che suonava la porta e io lo velocemente ma vorrei che suonava, questo è no, è l'ingegnere che ha detto devi attaccare perché se no non può telefonare. Perché sto telefono stavo sempre al telefono, adesso non è così. Adesso con tutto il cordless, chi è fornito di manodopera forte la sua parrocchia con me, che ho, sarà contento, ho 7 figli, con la moglie sua, sarà una roba buona. Chi ce l'ha tanti? Può fare la telefonata e dice ma qualcuno ti risponde. Non risponde nessuno, tu dici mannaggia, sono le 6, non c'è nessuno a casa. Errore, ci stanno tutti. Solo che se vuoi parlare con questi devi mandare un messaggio con WhatsApp o con internet, allora ti rispondono al volo, ci sono proprio. Che serve papi? Come che serve? Rispondere al telefono. Che significa però questo? Che la rivoluzione di internet è arrivata. Che se tu devi andare al cinema, tuo figlio ti fa come andare con mamma, ce penso io. Ah sì, che volevo avere? Tranquillo, Adriano, sala 7, fila 4, posti 5 e 5. Grazie. Il biglietto devo dire, tutto fatto, pagato con la tua carta di credito, grazie. Tutte le ore dici che ci ha fatto questo la carta di credito mia. Però questa è la rivoluzione, non serve più come quando io accompagnavo mio padre spirituale, lui fa piacere, cioè, un paio è bellissimo, ci sono preso accompagna dal ministro. La mandato dal ministro, lo accompagnai. E insomma, andò da l'uscello, c'è da aspettare, lui fece un caffè, l'uscello fece entrare, quando uscì l'uscello, arrivederci, fece padre, io e il ministro siamo lieti di rincontrarla, perché era proprio un'abitudine offrire il caffè, non aveva niente di male, ma adesso non serve più, adesso con questo strumento, parli con l'unica funzione dovunque. Quindi non è difficile realizzare questo, bisogna soltanto fare gli strumenti, la normativa ci ha messo, passiamo a dare i confiscati immobili, di 4 minuti come al sito. Velocissimamente. Noi come Forbes abbiamo lavorato tanto, questo io sono molto orgoglioso di questo, perché se non diamo questi segnali non funzioniamo. La regione Calabria è stata molto intelligente su questo, perché noi abbiamo visto, io ho collaborato con il vostro consulente all'OSCE, Assemblea Parlamentare, e ho visto il fallimento di alcune esperienze siciliane. Perché quando lo Stato arriva, deve essere lo Stato comunitario, che avrebbe detto per il senso più libero possibile, lo Stato società civile, non lo Stato hegeliano, lontano, diverso, etico, qualcosa che arriva, dice questo è sbagliato, lo prendiamo noi e adesso si ricomincia la gara. Perché se prendiamo noi un albergo, se prendiamo noi un supermercato, vanno a raccontare 24 famiglie che lavoravano là
che perdono il posto di lavoro, perché ci mancherebbe, vogliono uno sport di sport, quello che vi pare, però quando le famiglie perdono la capacità di reddito e non sanno che portare a casa, non capiscono che parte sia giusto o sbagliato. Questo è l'errore concettuale e la Regione Calabria questo errore non la può fare. A noi ci ha chiesto proprio questo tramite la funzione pubblica, di assistere i progetti non solo di alto spessore, ma di lungo respiro, perché questa è la soluzione vera. Per far sì che un bene sia comune, i cittadini devono sentire proprio. Non devono pensare che non cambi nulla, anzi, la peggiore ipotesi, quella che per loro era il mio reddito familiare, sussidiariamente vicino a loro, una fonte di uno stipendio, lo perdono. Perché non lo possono capire. Bisogna dimostrare che lo Stato sa fare bene e meglio della legalità. Questa è stata la richiesta che abbiamo avuto dall'amministrazione calabrese e noi con questo, con il PCM, con il nostro visto lì, dei nostri corsisti, sono stato orgoglioso di vedere i nostri corsisti che hanno fatto cose su cui umilmente nel piccolo abbiamo collaborato anche noi, perché non bisogna far vincere le convenzioni, come ha detto, non esiste. E diceva Giovanni Colasolo, bisogna avere il coraggio della nostra azione. E avere il coraggio della nostra azione per essere forti bisogna essere amministratori preparati e sapere che si dispone sempre alla coscienza e non fare la fuga dalla firma. Io spesso in questi incontri più o meno ristretti che si fanno a Roma tra direttori generali, tra i dipartimenti, dico sempre ai miei colleghi che noi dobbiamo assumerci con serenità la responsabilità di una firma. Vuol dire essere sicuri di lavorare con noi, ma sicuri che quella firma serve a portare avanti un procedimento che non può essere ostruita, non bisogna fare opposizione, bisogna essere, anzi, favorire, sapendo che se uno si comporta come il buon padre di famiglia, non deve aver paura, innanzitutto non deve aver paura della magistratura penale, perché se tu sai di esserti comportato bene non c'è problema, se tu sai che hai rispetto le regole non c'è problema con la magistratura civile, e non devi neanche avere paura della magistratura contabile, quella c'è più paura poi in realtà, perché sbagli la virgola e il magistrato porta i conti, è più difficile, perché tu devi farlo con coraggio, perché sennò altrimenti non c'è senso che stiamo pagando un po' di più degli altri, un bel po' di più degli altri. Accanto a questo la Calabria ci sta dimostrando che la politica sa fare il suo ruolo, che è quello di strumento e non di fine. La politica calabrese, come ha detto, vogliamo essere uno strumento per il fine della rivoluzione morale in Calabria, utilizzando i fondi comunitari. Ad oggi posso dire per la nostra esperienza che tutto funziona nel recupero della rete contadina, che è qui intorno a noi, che speriamo sia sempre più forte, ne è una dimostrazione. Una scelta di campo decisa per combattere il problema, un campo della nostra società che è il campo delle mafie. Bisogna spiegare che la mafia apparentemente potrebbe darti un posto di lavoro, in realtà frega il futuro dei tuoi figli, quindi distrugge il nucleo, quella che è la potenzialità della tua società, ti uccide come un uomo libero, come invece hanno scritto qua nel loro motto in questa agiovesima. Soft law per fare norme di attenzione, una chiamata in sussidiario ai cittadini, dice il ministro con crisi, perché dice io proseguo l'attività del ministro Cometa, che ancora non è atterrata, non si è fatta norma concreta, e però siccome scelgo, compio una scelta importante, di fronte a questo fenomeno dobbiamo comportarci come di fronte alla mafia, bisogna avere il coraggio di esprimere norme emergenziali. E allora ecco qua che il consigliere Carofi, in quella commissione che ha richiamato il consigliere Randeo, quale esempio prende dal mondo anglosassone? Il whistleblower. Ossia che significa? La delazione? No, la denuncia. La denuncia è un sistema in cui lo scardini soltanto come fatto una lotta al terrorismo e alla mafia, col pentitismo. Il crisma amministrativo è una forma diversa, ma tutto serve per dimostrare quanto lo Stato si impegni su questa rivoluzione morale e culturale, perché queste sono risposte che i giovani vogliono sentire, questi sono gli strumenti che i giovani vogliono poter utilizzare, questi sono gli strumenti che l'autorità giudiziaria vuole come proprio, perché sono quelli di collaborazione con il cittadino che permettono di svolgere al meglio e di condividere il proprio compito, sentendosi probabilmente, avendo, spero un giorno saranno bisogno di avere scorte, perché saremo noi le scorte dei nostri magistrati, saremo noi le scorte dei nostri leader politici ed amministrativi. Perché non bisogna mai avere sfiducia nella democrazia, ma bisogna averne piena fiducia. E voglio andare a concludere
Ricordate che questo fenomeno ci vede ogni anno, il Presidente già prima molto minuti ce lo evidenzia, guardate che la corruzione è un fenomeno molto più evidente di quello che c'è. Voglio sottolineare l'importanza di questi strumenti che la Commissione sta immaginando per introdurre per via amministrativa a valle di questo provvedimento legislativo che speriamo venga approvato dal Senato. D'altronde l'impegno del Presidente Schifani c'è, però bisogna leggere se si programma qua per una politica. Ricordando che però in questo momento di spending review, in cui chiaramente non solo parlare un po' di spero nel sistema anglosassone di contrasto della corruzione, che significherebbe avere le forze di polizia in amministrazione, in questa carenza di fondi non si può fare nulla, ma in questo momento si può fare una riflessione su quanto è importante che non ci sia uno Stato troppo leggero, perché l'assenza di uno Stato è assenza di democrazia. Come ha detto il Presidente Lise, il disordine normativo e Stato non strutturato non garantiscono un futuro democratico ai cittadini, che devono sempre avere una forma imprenditoriale, una forma di cittadino libero e privato, una risposta alla pubblica amministrazione. E allora dico, concludendo, a noi che facciamo la pubblica amministrazione, ricordiamoci sempre l'insegnamento di Kant per non sbagliare, per essere strumenti utili per questa società, civil servant, come diceva il consigliere. La legge, il cielo stellato, sopra di noi, la legge morale dentro di noi. Grazie a tutti. Grazie professore, grazie consigliere. Adesso cominciamo a dare la domanda, ma le sollecitazioni dei interventi dei relatori mi portano a fare una considerazione. Tutto è possibile se c'è il cambiamento culturale. Il cambiamento culturale dobbiamo fare noi e deve partire dal basso. Senza questo cambiamento culturale, purtroppo, qualsiasi sfida sarà impossibile. Grazie. Esattamente. Invito a salire sul tavolo di relatori, partecipanti alla tavola rotonda. Penso che mi devo spostare.